Province. Notizie, attività ed eventi nella provincia di Roma. La provincia riceve il premio Compraverde per gli acquisti ecologici. Oh, if you catch me, I won't need to fall so far. La provincia di Roma vince il premio Compraverde 2012, un riconoscimento importante per gli enti che si sono contraddistinti per l'impegno dimostrato nella difesa dell'ambiente. La provincia di Roma in questi anni ha dimostrato di saper investire nella green economy ed in generale nell'innovazione, con un duplice scopo. Da una parte incrementare la qualità della spesa, rendendola sempre più efficiente e sostenibile, dall'altra sostenere i comuni del territorio nel seguire percorsi di innovazione e di efficienza. Investire nell'innovazione pensando al futuro dei cittadini è possibile. Coming down like a dove, oh like a dove. Energia solare in tutte le scuole della provincia. Entro la fine dell'anno tutte le scuole della provincia di Roma saranno dotate di pannelli solari per la produzione di energia. L'intervento, che coinvolgerà 183 edifici scolastici, permetterà di risparmiare risorse pubbliche da destinare ad altri progetti e produrre energia in modo pulito. L'impegno della provincia è stato premiato da Legambiente con il Premio Nazionale Comuni Rinnovabili 2012. Pensare in modo diverso al nostro futuro significa anche sostenere la nascita di aziende e professioni del rinnovabile. Per farlo, la provincia di Roma sta lavorando insieme con Enea per creare una scuola per le energie rinnovabili, dove verranno formate le professionalità necessarie ad operare nei settori della sostenibilità ambientale e delle energie pulite. La provincia va in scena e torna a teatro. Al via la settima edizione di La provincia va in scena, progetto teatrale che si svilupperà per 4 mesi coinvolgendo i nomi più importanti della scena contemporanea e i lavori di Armando Punzo e Virgilio Sieni. La nuova edizione della manifestazione si concentra a Roma, con tematiche legate alla riflessione sui linguaggi del contemporaneo, al lavoro sul territorio e al sostegno ai giovani drammaturghi. L'obiettivo è rilanciare e approfondire una discussione, supportare la creazione in un momento storico difficile. App Contest Open Roma. Puoi partecipare fino al 7 gennaio. È stato prorogato al 7 gennaio 2013 il termine per la presentazione delle app per il concorso App Contest Open Roma. Lanciato il 12 ottobre scorso dalla provincia in occasione del lancio del portale Open Data, www.opendata.provincia.roma.it. Sarà ancora possibile lavorare alle proprie applicazioni o progettare altre idee. Ai vincitori saranno assegnati 2 premi del valore di euro 6.000 ciascuno. Uno per la categoria Smart Government ed uno per la categoria Smart Life. Per maggiori informazioni www.appcontest.provincia.roma.it. Province. Notizie, attività ed eventi nella provincia di Roma.